Nuovo giorno, nuovo video. Oggi andiamo a vedere il gruppo C. Vediamo subito le protagoniste di questo gruppo: Cambogia, Bolivia e Giordania. Dunque protagonista l'Asia con un bel derby tra Cambogia e Giordania, e vediamo se la Bolivia riuscirà a mettere il bastone tra le ruote alle due asiatiche. Le solite statistiche prima di iniziare: la Cambogia ha fatto 16 punti in totale, 7 punti nel primo turno e 9 punti in totale. Nel primo turno era inserito nel gruppo 27, dove ha eliminato Nigeria e Kuwait, mentre nel secondo turno ha battuto Cina e Grecia nel gruppo 21. Ben 19 punti invece fatti dalla Bolivia, quella che ne ha fatti di più finora, 10 punti nel primo turno, grazie ai quali nel gruppo 17 ha eliminato Haiti e San Vincent Grenadine, mentre nel secondo turno ben 9 punti per battere nel gruppo 16 Namibia e Siria. Concludiamo con la Giordania, che con i suoi soli 14 punti è comunque riuscita a raggiungere il terzo turno. Nel primo turno gruppo 4 ha eliminato Iraq e Albania, mentre nel secondo turno nel gruppo 11 ha battuto Guinea, Bissau e Paraguay. Iniziamo le partite, le vedete, sono sempre le solite 12 partite che contraddistinguono questa top 24. Iniziamo con Cambogia, Bolivia. Cambogia in bianco, Bolivia in nero. Attenzione, finisce 3-1. Cambogia dunque conquista i primi 3 punti. Vediamo se una tra Cambogia e Giordania sarà la terza asiatica a raggiungere la fase finale del torneo. Giordania Cambogia, la seconda partita. Giordania in bianco, Cambogia in nero. Derby asiatico che va alla Cambogia nettamente, 5-1. Dunque Giordania 0 punti, la Cambogia vola subito a quota 6 punti. Terza partita del girone tra Bolivia e Giordania, 0 punti per entrambe le compagini. Bolivia in bianco, Giordania in nero, 1-0 per la Giordania. E dunque l'Asia ancora a dominare questo gruppo per ora, perché Bolivia rimane a 0 punti, la Giordania conquista i primi 3 punti, mentre la Cambogia è prima con 6 punti. Seconda parte di questo gruppo con Cambogia, Giordania, Cambogia in bianco, Giordania in nero, 5-1 per la Giordania. Stavolta la Cambogia viene sconfitta 5-1, dunque la Giordania raggiunge proprio la Cambogia con 6 punti in testa alla classifica, e vediamo se la Bolivia riuscirà a sbloccare quello 0 in classifica. Deve battere o comunque fare punti con la Cambogia. Bolivia in bianco, Cambogia in nero. Ha vinto la Bolivia! La Bolivia ha vinto, dunque conquista i primi 3 punti che la mantengono un po' in corsa. 3 punti dunque per la Bolivia, mentre la Cambogia si ferma a quota 6 punti. Ultima partita della prima parte tra Giordania e Bolivia. Vediamo, Giordania in bianco, Bolivia in nero. Si vince la Bolivia, sono tutte a 6, ed è proprio così. Due belle vittorie della Bolivia, 2-1 con la Cambogia, 2-0 con la Giordania, e la Bolivia raggiunge Giordania e Cambogia a quota 6. Sono tutte a pari, quindi la seconda parte sarà decisivissima. Iniziamola con Cambogia Bolivia. Cambogia in bianco, Bolivia in nero. Attenzione, 0-0, il primo pareggio che vediamo, che potrebbe sparigliare tutto il gruppo, perché Cambogia e Bolivia vanno a 7 punti, Giordania 6. Ora Giordania Cambogia, Giordania in bianco, Cambogia in nero. Attenzione, 5 pari, incredibile, un altro pareggio dopo lo 0-0, 5 pari. Potrebbe essere la seconda parte tutta piena di pareggi. La Giordania va a 7, la Cambogia conquista il secondo pareggio e va a 8. 8 punti per la Cambogia, 7 per Bolivia e Giordania. Bolivia e Giordania che ora si affrontano, se pareggiano anche questa sono tutte di nuovo pari a 8. Bolivia Giordania, Bolivia in bianco, Giordania in nero. Non è un pareggio, ha vinto la Giordania. Bolivia 2, Giordania 5. La Bolivia si ferma a 7 punti. La Giordania fa un passo che potrebbe essere decisivo e va in testa con 10 punti. Dunque a 3 partite dalla fine, lo vedete la classifica, Giordania in testa con 10 punti, segue la Cambogia con 8 e la Bolivia con 7 punti. Vediamo Cambogia, Giordania, 3 partite alla fine, e sapremo le prossime due squadre che raggiungeranno Ghana, Nepal, Antigua e Pakistan alla fase finale. Cambogia in bianco, Giordania in nero. Attenzione, vediamo chi vince. 1-0, 1-0 dalla Cambogia. La Cambogia supera la Giordania, va a 11 punti, la Giordania resta a 10 punti, e ora tocca alla Bolivia, che ha ancora 2 partite, quindi non è assolutamente fuori dai giochi.
Bolivia-Cambogia, deve però vincere con un pareggio, è difficile poi raggiungere almeno il secondo posto per la qualificazione. Bolivia in bianco, Cambogia in nero, attenzione, finisce 3-0 per la Bolivia, ha vinto la Bolivia, incredibile, guardate la classifica, 10 punti per la Bolivia, rimane e chiude a 11 la Cambogia. Dunque Cambogia è in testa alla classifica con 11 punti, seguono Bolivia e Giordania a quota 10. Adesso devo fare un po' di calcoli, perché chi vince tra Bolivia e Giordania passa il turno come prima in classifica e la seconda sarebbe la Cambogia. Chi perde è eliminato. In caso di pareggio andrebbero tutte a 11 punti e qua bisogna fare la differenza reti. Situazione davvero entusiasmante dopo il calcolo della differenza reti. Vediamo che la Cambogia ha finito le partite e dunque ha chiuso con 11 punti e meno 1 di differenza reti. Quindi deve assolutamente sperare che Bolivia e Giordania non pareggino, perché la Bolivia ha 10 punti e 0 di differenza reti, la Giordania ha 10 punti e più 1 di differenza reti. Abbiamo detto, chi vince passa e vince anche il girone, chi perde viene eliminato. In caso di pareggio sarebbero tutte a 11, quindi gli scontri diretti sarebbero tutti pari, si andrebbe a vedere la differenza reti totale, in questo caso rimarrebbe invariata in caso di pareggio e passerebbero la Giordania come prima classificata perché ha più uno di differenza reti e la Bolivia come seconda classificata. Quindi è il classico caso del biscottone, in caso di pareggio tra Giordania e Bolivia passano entrambi ed eliminerebbero la Cambogia. Ma i dadi non conoscono biscotti, non esistono i biscotti per i dadi e quindi potrebbe vincere chiunque. Giordania, Bolivia, vediamo, Giordania in bianco, Bolivia in nero, vediamo chi passa il turno, non finisce in pareggio, finisce 4-0 per la Giordania, vittoria decisiva. La Giordania chiude con 13 punti in testa al girone, dunque la Giordania si qualifica come prima del gruppo C. La Cambogia sfrutta il non biscotto nell'ultima partita tra Giordania e Bolivia e conquista grazie ai suoi 11 punti il secondo posto nel girone, dunque sarà la seconda del gruppo C. Nulla da fare per la Bolivia, che viene dunque eliminata con i suoi 10 punti, dunque due squadre asiatiche, altre due squadre asiatiche sono passate che portano il totale a 4 addirittura, dopo Nepal e Pakistan passano anche Cambogia e Giordania, 4 squadre su 6 finora qualificate sono asiatiche e le due squadre qualificate si vanno a posizionare nei rispettivi slot del tabellone della fase finale che vedete qua a fianco. Vediamo che la Giordania, prima del gruppo C, andrà a giocare il primo ottavo di finale contro la seconda del gruppo G, mentre la Cambogia andrà a giocare la settima partita contro la vincente del gruppo G. Dunque il gruppo C e il gruppo G si incroceranno i vincenti. Giordania contro la seconda del gruppo G, mentre la Cambogia incontrerà la vincente del suddetto gruppo. Noi ci vediamo domani con il gruppo D. Saremo dunque a metà di questo terzo turno. Nel gruppo D i protagonisti saranno Birmania, Botswana e Colombia. Dunque ci sarà un'altra asiatica e vediamo se porteranno addirittura il totale a 5. Ci vediamo domani per il gruppo D. Ciao!